Buon sabato, primo sabato del 2017, ben ritrovati con Infostudio, il maltempo e la vincita di 2 milioni e mezzo di euro del secondo premio della Lotteria Italia a Tarsi. Sono queste le due notizie, diciamo, del giorno in Calabria. Doverosamente cominciamo però con aggiornare la situazione del maltempo. C'è da dire che noi siamo stati, tra virgolette, più fortunati, benché esposti, visto che almeno la costa ionica si trova, appunto, come dire, è più vicina all'arrivo dai Balcani di questa massa di aria artica che sta attanagliando il paese, e così sarà la situazione fino almeno alle prime ore di domani. Siamo stati più fortunati rispetto ad altre regioni dove invece i disagi sono molto maggiori. Naturalmente questo non è replicabile, diciamo così, nelle zone di montagna ed interne dove i disagi ci sono, dove però fino a questo momento non ci sono state interruzioni nei servizi, soprattutto per quanto riguarda la circolazione. Ma continuerà ancora a fare freddo, ripeto, per tutta la giornata di oggi sono ancora attese nevicate, quindi nelle ore notturne le possibili gelate mettono a rischio chi si mette in viaggio, si sconsiglia di farlo se non per effettiva necessità. E poi, ripeto, da domani lentamente la situazione tornerà ad una quasi normalità, avremo sempre temperature molto basse, ma il gelo ed il vento gelido di queste ultime 24-36 ore lentamente ci abbandoneranno. Temperature polari, bufere di neve e vento gelido su buona parte del centro-sud. Disagi alla circolazione, comunque garantita dalla piena operatività dei mezzi spargisale e spazzaneve sulle strade e nei comuni più colpiti. La Befana ha portato l'ondata di neve e gelo prevista anche in Calabria e ancora non è finita. Fino alla prossima notte sono attese nuove nevicate ed un ulteriore abbassamento delle temperature. Nevica ancora in Sila ed in Aspromonte, anche se non sono segnalate interruzioni alla viabilità ed ai servizi. Problemi tuttavia nei collegamenti con alcuni centri, specie nelle zone interne di montagna. Neve abbondante nel Cosentino, nella Presila Crotonese e nelle zone interne del Catanzarese, territori nei quali alcune frazioni e zone periferiche sono raggiungibili con grande difficoltà. Sull'Aspromonte disagio in particolare a Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, Mammola, Antonimina e Careri. Anche Reggio Calabria ieri ha offerto di sé un'immagine insolita col lungomare imbiancato, ma nelle città capoluogo non si sono verificate le nevicate annunciate dai meteorologi e temute anche dalle autorità. L'allerta tuttavia durerà fino alle prime ore di domani, sia per le possibili nuove nevicate sia ancora per le gelate notturne ed il ghiaccio che rappresenta il pericolo principale, specie sulla viabilità provinciale e secondaria. Sempre valido l'invito a non mettersi in viaggio nelle ore serali e notturne se non per effettiva necessità e comunque non senza l'attrezzatura e le dotazioni idonee. La sala operativa della Protezione Civile regionale e le unità di crisi attivate presso le prefetture restano attive per monitorare la situazione e fronteggiare le maggiori criticità. Ovunque le temperature si mantengono molto basse, le minime della scorsa notte sono state ben al di sotto dello zero termico. In Sila è stata raggiunta la punta di meno 18, a Cosenza la colonnina di Mercurio ha toccato i meno 5, a Crotone da Catanzaro i meno 4. Nessuna emergenza finora sulla Salerno-Reggio Calabria o a due che dir si voglia. Anche nella nostra regione, nelle città più grandi, occorre prestare una particolare attenzione ai senza tetto e alle persone indigenti, le più esposte ed a rischio, come dimostrano i casi di Aversa, Avellino, Messina e Firenze, per garantire loro assistenza e generi di conforto. La morsa del gelo ha colpito soprattutto le regioni adriatiche e del sud, dato che è provenuta dai Balcani, ma per almeno altre 18 ore tutto il paese ne sarà investito. E i problemi in Calabria sono niente in confronto a quello che succede in Molise, Abruzzo, Puglia Garganica e Basilicata. Le Eolie, Procida e Capri sono ancora isolate e la situazione è ovviamente critica anche in molti dei centri colpiti dal terremoto di fine agosto e fine ottobre. L'ondata di maltempo e di gelo stringerà l'Italia nella sua morsa almeno fino alla mattinata di domani, con ulteriori nevicate, venti forti e temperature molto basse. Poi, da domenica mattina, lentamente inizierà ad attenuarsi. La Calabria non è mai stata una delle regioni più fortunate quando si tratta della Lotteria Italia, almeno fino a ieri, perché ci siamo svegliati scoprendo di aver vinto il secondo premio assoluto, che è stato venduto a Tarsia, lungo l'autostrada, nell'autogrill di Tarsia, e poi due premi, uno da 50.000, uno da 25.000 di seconda e terza categoria. Il premio che però maggiormente interessa, oltre a quello da 5 milioni di euro, il primo vinto a Ranica, in provincia di Bergamo,
Bergamo e quello venduto a Tarsi. Il biglietto vincente è serie T numero 116627. Impossibile capire l'identità del vincitore lungo l'autostrada, e lo sanno bene coloro che la percorrono, coloro che sono del posto, si fermano tantissime persone, quindi impossibile davvero riuscire a risalire al vincitore. A Reggio Calabria invece è stato venduto il biglietto serie L095164, che si è aggiudicato 50.000 euro, un premio di seconda categoria. A Cosenza quello invece serie I numero 277900, che ha vinto 25.000 euro, quindi un premio di terza categoria. Quest'anno, con 8.800.000 biglietti venduti e un incasso di 44 milioni, la Lotteria Italia ha fatto registrare il miglior risultato degli ultimi 6 anni. Dal 2011 non si toccava questa vetta, diciamo così, anche se poi siamo lontani dall'epoca d'oro degli anni 80 e 90, quando si vendevano 30 milioni di biglietti, 37 milioni, pensate, nel 1988, 37 milioni e mezzo di biglietti staccati è infatti il record. Due dettagli. Allora, i fortunati vincitori hanno, dal momento in cui la Gazzetta Ufficiale pubblica l'estrazione, i risultati dell'estrazione, hanno 180 giorni per reclamare la vincita, 6 mesi. Direte voi, correranno. Non tutti lo fanno. Pensate che dal 2002 ad oggi ci sono state vincite non riscosse per 26 milioni di euro, che in base alla legge sono soldi che sono rimasti all'erario. Cioè, le persone o non sapevano o probabilmente non sapevano, anzi quasi certamente quasi tutti non lo hanno saputo, di aver vinto. Magari sono premi di seconda e terza categoria, però 26 milioni di euro non sono stati incassati di vincite. Il Codacons nazionale ha chiesto alla Regione Calabria chiarezza rispetto al costo dei vaccini anti-meningite nella nostra regione, e lo ha fatto il vicepresidente nazionale Francesco Di Rieto, che è un avvocato catanzarese che per molti anni è stato anche il presidente del Codacons Calabria. Di Rieto fa presente che il dato da cui partire è che il piano nazionale prevede la gratuità della vaccinazione, ad esempio contro il pneumococco, eppure ci sono regioni come la nostra in cui questo vaccino si paga decine e decine di euro a richiamo, sottolinea Di Rieto, somma che moltiplicata per 3 lievita notevolmente. In rete poi, aggiunge il vicepresidente del Codacons, si diffondono notizie di casi di meningite registrati anche in Calabria, ma è bene sottolineare che si tratta, lo facciamo anche noi, di notizie prive di fondamento. Erano appena arrivati a Crotone, ma evidentemente già comunque seguiti o si sapeva che erano su quel pullman, con un autobus da una località del nord Italia. Quando sono stati scesi però sono stati arrestati. Si tratta di due evasi calabresi che erano scappati dopo, non erano rientrati insomma in carcere, dopo una licenza premio concessa loro il 12 dicembre scorso. Uno, Tommaso Biamonte, 60 anni, è stato condannato all'ergastolo, fra l'altro per omicidio. L'altro, Alessandro Covelli, crotonese, anch'egli di 60 anni ed ora collaboratore di giustizia, era stato autorizzato a tornare in Calabria per fare visita alla madre. L'Epifania porta via quasi tutte le feste, nel senso che adesso c'è questa domenica che allunga un po', e lo sanno bene coloro che hanno avuto la fortuna di fare il ponte, il periodo delle vacanze natalizie, poi da lunedì si torna a tutti gli effetti alla normalità. Ieri però, giornata dell'Epifania, è stato per eccellenza il giorno del presepe, tant'è vero che proprio il 6 gennaio in molte città italiane ed in diversi comuni della Calabria si chiudono mostre, si tengono a battesimo mostre, si allestiscono i presepi viventi, come è accaduto a Miglierina con le immagini realizzate da Vittorio Vetrano. Vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che rappresentano la Natività anche in questo modo. Thank you.
bambinello un po' cresciuto per rappresentare la Sacra Famiglia, ma comunque, e che aveva bisogno, come avete visto, anche di essere cullato. E allora era il presepe vivente di Miglierina, ripeto, ma noi lo abbiamo preso a simbolo di tutti i presepi che sono stati, presepi che sono stati allestiti, viventi e non nella nostra regione in questo periodo di Natale. E con il ritorno dei fine settimana di inizio anno torna anche il calcio, anzi oggi si giocano i primi due anticipi, estremamente importante quello delle 18 tra Empoli e Palermo per il Crotone, che è impegnato domani all'Olimpico contro la Lazio. Apparentemente la gara non avrebbe storia se pesiamo, diciamo, il valore delle due squadre. Tuttavia, intanto c'è da dire che dopo la sosta qualche grande scivola sempre, effetto panettone, eccetera. Poi però le assenze della Lazio, che certo sono più facilmente rimpiazzabili che quelle che accusa il Crotone, Cordazza e Mesba, entrambe pesantissime, non sono semplici, secondo me, da ovviare, perché stiamo parlando di Felipe Anderson e Keita, i due giocatori di grande tecnica, peraltro, della tridente laziale. Giocano Kishne e Lombardi o Kishne e Georgievic, ma assolutamente non è la stessa cosa. Al di là di questo, e a prescindere poi anche dal risultato che maturerà al Castellani nel primo dei due anticipi di oggi, il Crotone deve cercare di fare punti immediatamente, anche e soprattutto per il morale. Il mercato viaggia su un altro binario, ma adesso è importante riallacciare il discorso in classifica. Il coraggio bisogna darselo. E dunque, anche se col pronostico decisamente avverso ed apparentemente chiuso, il Crotone deve provare ad inaugurare nel modo migliore il 2017 all'Olimpico, dove torna a distanza di 3 mesi e mezzo dalla prima volta per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. Le intenzioni del resto sono state tradite dalla partenza anticipata a martedì scorso e dal lungo ritiro, prima poco fuori dal raccordo anulare lungo la Pontina e da ieri sulla Flaminia. La sconfitta di Udine ha fatto perdere valore alle azioni rossoblù nel ristrettissimo borsino delle 4 in lotta per la salvezza, e se stasera l'Empoli dovesse battere il Palermo la situazione si farebbe ancora più critica. Ecco perché a Roma non si può solo pensare a non perdere, malgrado la difficoltà del match sia notevole, sia alla luce della differenza di valori tecnici, sia perché i biancocelesti sono una delle squadre che giocano meglio, specie in casa. Oltre che del lungo degente Tonev, Davide Nicola deve fare a meno di due titolari normalmente inamovibili. Mesba è partito per la Coppa d'Africa, Cordazza è squalificato e, dato che parliamo della difesa, si tratta di due problemoni. Tuttavia, a meno di sorprese, la formazione sembrerebbe fatta anche per mancanza di alternative. In porta gioca Festa, che ha ben figurato nelle due gare in cui ha giocato ad inizio stagione. Sulla sinistra Martella dovrebbe completare la retroguardia insieme a Rosi, Ceccherini e Ferrari. Unico vero dubbio a centrocampo, dove Crisetti sembra in vantaggio su Capezzi per affiancare Barberis. Posto che è impensabile derogare proprio domani al 4-4-2, Paladino e Rodien dovrebbero essere gli esterni, e dunque in attacco toccherà ancora a Falcinelli ed a Trotta, il più discusso dell'ultima parte del 2016. Dopo lunga assenza si rivede Clayton, capitano della promozione, specchio di questi tempi di magra. Assenze pesanti anche nella Lazio. Keita è anch'egli impegnato nel torneo continentale africano. Felipe Anderson è squalificato, così come Lulic, diventato solo l'ultimo simbolo dell'ipocrisia della nostra giustizia sportiva. Ma ad Inzaghi le soluzioni non mancano. In attacco con Immobile previsti Kishna e Lombardi, con Georgievic in panchina, così come l'ex Cataldi. Però non è proprio la stessa cosa. Difesa e centrocampo laziali invece sono al completo. Occorrerà fare grande attenzione a Parolo e Milinkovic-Savic, i cui inserimenti sono spesso fonti di occasioni e gol. Il principale nodo della gara dell'Olimpico per il Crotone è proprio questo. Calcio d'inizio domani all'Olimpico alle 15. L'arbitro sarà Maresca di Napoli. Per questa edizione è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che sul sito potete vedere il telegiornale in streaming o rivederlo nell'apposita sezione. Videocalabria.tv è il sito, Videocalabria Fan Club è la nostra fanzine su Facebook, redazione @videocalabria.tv l'indirizzo di posta elettronica per chi vuole scriverci.